Ciao Davide, buona serata a te, benvenuto dopo un po' di tempo sul mio canale e quindi riprendiamo un po' il discorso su storie di Roma Antica, che tra l'altro vorrei segnalare agli amici che vogliono approfondire certe tematiche di seguire anche il canale di Roberto Trizio e anche quello di A Eterne Verità, Storia Eterna, che davvero ci sono video su Roma Antica che andrebbero da tutti diciamo, seguiti e studiati. Ci ho detto, caro Davide, tu oggi ci parli della crisi della Res Publica, cioè chiaramente riferita appunto a Roma Antica, e quindi ti lascio subito la parola per presentare bene quello l'argomento che tu vuoi dire, e quindi poi anche io ti farò delle domande man mano che proseguo la discussione. Quindi ti prego di stare nei 50 minuti e a te la parola, prego. Sì, grazie. Ciao a tutti. Infatti hai fatto bene a dirlo. Leggi pure, stai attento ai commenti, te se fanno domande. Dicevamo, sì, oggi parliamo della crisi della Repubblica, cioè continuiamo rispetto all'altra volta, andando verso, cioè, l'ultimo secolo avanti Cristo, arrivando fino alle soglie dell'impero praticamente, che oggi vedremo il periodo degli scontri più vivi, il periodo più caldo, diciamo, degli argomenti anche più proprio caldi. E allora, beh, sull'arte, diciamo, non c'è moltissimo da dire in più rispetto all'altra volta. Come avevo detto, l'arte si riprende moltissimo da quella greca nella Repubblica, ma poi, vabbè, questi qua sono concetti che continueranno, si evolveranno. E, dicevo, si riprende da quella greca, tant'è vero che molto spesso se un artista non aveva un modello un modello dell'arte greca da cui prendere spunto, si trovava insomma in difficoltà, perché come senza la terra sotto i piedi, perché loro dove, cioè, se loro prendevano spunto da quel mondo, o il mondo greco, che era visto come un mondo aulico, alto, eroico, bellissimo, insomma. Se non lo facevano, insomma, l'opera perdeva un certo che di valore. E questo in sostanza non è che ci sia granché altro. Beh, cioè, praticamente, collegandoci sempre, il mondo greco entra moltissimo nella storia in Roma, nella società. Infatti, i romani, già con l'inizio del secondo secolo avanti Cristo, quando nel 146 viene conquistata la Grecia, il 146 è la caduta di Corinto, da quel periodo i romani proprio iniziano a appropriarsi della cultura greca, di tutti i loro modi di vivere. Molto spesso a Roma c'erano dei retori o dei filosofi o comunque dei cultori dell'antica Grecia che insegnavano ai romani come vivere alla greca. E questo, insomma, questi insegnamenti verranno seguiti nei secoli a venire, diciamo, questi modi di vivere. No, non c'è molto altro riguardo l'arte, anche perché esempi ne avevamo fatti l'altra volta sui modi di vivere, sull'arte, sulla letteratura, sulla lingua. Molti degli aristocratici, anzi, tutti gli aristocratici, normalmente nella loro carriera, nella loro formazione, avevano in programma di imparare il greco. Come adesso, vabbè, non è facile fare un paragone adesso, però si potrebbe dire che si può paragonarlo col latino oggi, proprio neanche a dirlo, perché era vista proprio una lingua più alta, come una lingua più alta. Comunque, riprendiamo un po' gli argomenti dell'altra volta. Qua oggi farò molto più uso delle immagini. Ecco, l'altra volta avevamo parlato delle guerre puniche. Ecco qua si vede, no? Giusto, Baldo, Così segui. Ecco, Annibale, sì. questo qua è Annibale. Abbiamo usato questo programma, un programma grafico, perché è l'unico, non abbiamo trovato altri modi. Questo qua era Annibale che nel 218 invase l'Italia dalle Alpi, scatenando una serie di problemi. Non solo ovviamente militari, perché sconfisse l'esercito romano più volte in quegli anni, ma soprattutto negli anni a venire di matrice sociale. Infatti,
che questi qua proprio continueranno per molti decenni. Ecco qua, io mi sono preparato, diciamo, uno schema, la crisi agraria post-anibalica. Praticamente la conseguenza finale è la concentrazione del potere politico e militare nelle mani di una ristrettissima elite di patronis, come si vede qua a destra. Non so se si vede l'icona della mano che sto muovendo a destra. Sì, si vede, si vede. Ecco, praticamente moltissimi dei proprietari terrieri, dei piccoli proprietari terrieri, si trovavano costretti a vendere le proprie terre ai grandi capitalisti, possiamo dire, ai latifondisti, perché all'epoca la principale fonte di ricchezza per i senatori era proprio la terra, anche perché altri metodi erano visti un po' male, come avevamo detto. E queste qua sono le cause, perché, questo qua lo trattiamo dopo, il primo. L'occupazione anibalica devasta i campi e quindi si trovano costretti a venderli, verranno poi utilizzati come campi per il pascolo. Non vediamo l'immagine. Adesso non si vede? Adesso sì. No. Si vede o no? Vediamo. No, adesso non lo vedo. Allora, provo a rifarlo, a togliere. Vediamo. Vabbè, io non la vedo di qui. Vediamo un po'. Adesso vai. Adesso si vede. Vai, prova. Prova adesso. Allora, mi si vede me? Un attimo. Che torno sulla schermata di prima. Allora, ecco qua. Condividi. È stato un imprevisto, per sbaglio l'ho chiusa. Adesso si vede, giusto? Sì. Ok, si vede, sì, va bene. Dicevo, i campi rimanevano incolti mentre i soldati erano a combattere nella guerra anibalica, ma non solo, anche in quelle successive, che videro la conquista dell'Oriente, della Grecia principalmente, ma anche dell'Ispania. Ecco, dopo molti, per non andare nell'esercito, per i loro motivi, vendevano i campi perché era necessario avere dei terreni, quindi delle fonti di ricchezza, per entrare nell'esercito, perché a seconda della propria ricchezza si aveva un certo posto nell'esercito, diciamo una certa classe. E quindi questo comporta un aumento delle terre nelle mani dei grandi latifondisti, i quali molto spesso erano proprietari delle cosiddette ville schiavistiche, si può dire delle case di campagna, dove appunto il proprietario, un patronus, faceva lavorare tutti i suoi schiavi, che erano tantissimi, i prigionieri di guerra, come ho scritto qua, che venivano dalle conquiste, perché ogni volta venivano presi molti prigionieri, e questi qua lavoravano ovviamente gratis. Poi c'erano anche alcuni liberi, però ovviamente erano gli ultimi che venivano scelti. E questo qua, quindi le ville schiavistiche erano un pericolo per i piccoli proprietari, perché avevano una forza come concorrenza forte, eccola qua, a sinistra. E quindi quelli che vendevano le loro terre, i piccoli proprietari, vendevano, ecco, sì, come avevo detto, affluivano in città, diventando o commercianti o artigiani, però era un po' più difficile cavarsela così, oppure la maggior parte si sottomettevano ai grandi latifondisti, lavorando proprio sotto di loro, però come ho detto era difficile che venissero presi, quindi diventavano quasi dei servi della gleba, quelli che diventeranno i servi della gleba. E dopo, eccolo qua, come ho detto, i campi vengono riconvertiti dopo l'occupazione in colture arboricole, quelle degli alberi da frutto, quindi di maggiore qualità, perché i grandi latifondisti potevano permetterselo. Quindi c'è un aumento del potere nelle mani di pochissimi, e questo sarà il problema che cercheranno di risolvere i fratelli Gracchi, per esempio. E i fratelli Gracchi, che vediamo, dovrei averceli qua,
eccoli, di cui avevamo parlato l'altra volta, giusto? Si vede? Sì. E calavano i soldati semplici, nel senso che appunto disertavano molti, però aumentavano i clientes perché appunto andavano a finire sotto la dipendenza dei patrones. Che avevamo detto prima, e questo è il quadro della crisi. È un problema gravissimo di cui appunto prima Tiberio, poi Gaio Gracco si renderanno conto, e in seguito anche lo stesso grande condottiero Gaio Mario, di cui avevamo parlato l'altra volta, il quale aveva affrontato prima di tutto Giugurta in Numidia. Intorno a dal 113 al 103, nel 108 tra l'altro si era fatto eleggere console per poter guidare lui la guerra dopo che l'aveva combattuta come legato, come cliente del console Metello numidico, il futuro numidico, perché per le sue vittorie proprio lì. E qua infatti c'è un'immagine, c'è un'immagine della cattura di Giugurta, adesso condivido, ecco qua, un'immagine un po' rappresentativa, così immaginaria, della cattura di questo sovrano numidico che si era permesso di non accontentarsi dei suoi domini che gli erano stati assegnati dopo la morte del padre, in quanto li aveva divisi tra i figli, però tra i figli e anche i cugini più che altro. E lui, insomma, si era messo contro i suoi cugini, però era stato catturato dal geniale diplomatico Lucio Cornelio Silla, il quale era il questore proprio di Gaio Mario. Lucio Cornelio Silla, l'avevamo fatto vedere l'altra volta, eccolo qui. Questore è la carica più bassa del cursus honorum, ricordiamolo, dopo c'è l'edilità, oppure il tribunato, la pretura e il consolato. Ecco, dopo le guerre cimbriche, la guerra di Giugurtina, avviene la guerra cimbrica in cui Silla segue Mario, e a quel momento, qua siamo nel 102-101, che è l'anno in cui nasce Cesare, in quel momento scoppia, tra l'altro, un decennio dopo, la guerra sociale, che è, come avevamo detto, quella che vede la rivolta poderosissima dei soci, cioè di tutti i popoli sottomessi dell'Italia contro la Repubblica, che vedrà alla fine nei fatti una vittoria dei soci, in quanto la Repubblica si troverà costretta a dover promulgare delle leggi per dare la cittadinanza ai rivoltosi, un po' per gradi, non tutto di colpo. E alla fine tutta l'Italia al di sud del Po sarà Roma, praticamente saranno cittadini. Dopo che cosa succede? Nel 88, per lo stesso motivo, il re del Ponto, che è il regno che si estende a sud del Mar Nero, il re del Ponto Mitridate VI, Eupatore, grandissimo generale, determinatissimo, si rivolta contro Roma, del quale lui era proprietario di uno stato cliente dai tempi delle guerre macedoniche all'inizio del secondo secolo. Si rivolta contro Roma, invade i regni sottostanti e penetra anche nei domini romani. Eccolo qua, un attimo, facciamo vedere la foto di Mitridate, eccolo qua, Mitridate VI Eupatore, penetra nei domini romani, e qua siamo nell'88, dà inizio ai cosiddetti Vespri Asiatici, circa 80.000 persone in Asia Minore vengono massacrate semplicemente per il fatto di avere dei legami con Roma, che fossero romani o meno, italici comunque, però comunque magari semplicemente intrattenevano dei rapporti,
E questo motivò la vendetta di Mitridate. A quel punto scattò l'attenzione di Roma, si svegliò, diciamo, e di colpo Silla quindi decise. All'epoca Mario era visto come il più grande uomo di Roma, perché aveva salvato Roma da due grandi minacce, però Silla, che era bramoso di potere, si fece eleggere console e prese la strada verso l'Oriente. Appena partito Gaio Mario, un attimo, Gaio Mario, mentre Silla era via, si fece eleggere dai tribuni a sua volta console, per poter prendere lui il posto e il comando dell'attacco. Silla tornò indietro e cercò in tutti i modi, e marciò su Roma, e cercò in tutti i modi di fermare questa fazione Populares, quella di Mario. Ricordiamo, i Populares non è che fossero plebei, i capi di Populares. Gaio Mario sì, ma in genere no. Per esempio Cesare o altri successivi erano patrizi che volevano sfruttare e volevano ottenere il consenso tramite il supporto del popolo. Ecco, Gaio Mario riuscì a fuggire dapprima in Etruria e poi in Africa. Venne mandato un sicario da Silla, ma non ebbe il coraggio di ucciderlo, perché era evidentemente suo debitore. Nel senso che era stato salvato da lui dalle minacce precedenti. E dopo, insomma, alla fine Mario, vedremo cosa succederà. Nel frattempo Silla va in Oriente, sconfigge Mitridate, perché nel frattempo Mitridate aveva invaso la Grecia, in quanto la Grecia e anche l'Asia Minore erano dalla sua parte, perché, come ho detto, erano stufe, erano estremamente erano impazienti di ottenere la cittadinanza anche loro. E tra l'altro in Asia Minore i pubblicani, gli esattori delle tasse, avevano dato via a una politica spietata di sfruttamento delle finanze del popolo. Quindi, come ho detto, l'Asia Minore e la Grecia erano dalla sua parte, Atene si era schierata dalla parte di Mitridate, venne invasa nell'86 circa da Silla, il quale sconfisse Mitridate. Nel frattempo a Roma, Mario, in accordo col console Cinna, il quale era il console insieme a Ottavio, Gaio Ottavio. Gaio Ottavio e Mario assieme scalzarono Ottavio, e Mario divenne console per pochissimo tempo. Nell'86 riuscirono a fare una specie di piccola purga dei loro nemici, degli ottimati, ma poco dopo, all'inizio dell'86, Gaio Mario morì. Segue in quegli anni, e quindi il ritorno di Silla nell'83, e lì si trova in Italia, un'Italia totalmente sconquassata, perché era scoppiata, neanche dirlo, nel frattempo una guerra civile tra ottimates e populares, cioè tra Sillani e Mariani. Dalla parte di Silla si era schierato per esempio il futuro grande condottiero Cneo Pompeo; dalla parte di Mario, per motivi, diciamo, di parentela, c'era per esempio invece Giulio Cesare. Dalla parte di Silla troviamo anche Crasso e Metello. Ecco, Pompeo combatte dalla parte di Silla, la quale fazione vince la guerra civile, conquista il potere, Silla marcia su Roma e viene nominato dittatore, ma non per 6 mesi, come in teoria prevede la carica, che era una carica, l'altra volta non l'avevo detto, una carica proprio di emergenza. In caso di emergenza veniva eletto il dittatore, che era uno solo, non due come i consoli, e aveva tutto il potere. Però, siccome questa carica aveva così tanti poteri, durava solo 6 mesi. Silla invece viene nominato dittatore a vita, e per questo, ma non solo, anche per esempio, cioè per questo lui viene soprannominato Felix, Felice, perché aveva il sostegno degli dèi. Per esempio, però, un altro motivo è il fatto che sua moglie, che era
una parente dei Metelli, della famiglia dei Metelli, una delle più potenti dell'epoca, gli diede addirittura due gemelli, un fatto rarissimo all'epoca, e quindi lui si considerava baciato dagli dei. Capito? Però, non sapevo che all'epoca era rischio avere gemelli, però, oddio. Insomma, immaginati con l'igiene che c'era all'epoca, insomma. Ah beh sì, quello certamente le condizioni di vita erano molto più brevi di oggi. Perché allora a 50 anni si era già verso la fine della vita, più o meno. Ecco, Silla Dictator stila le liste di proscrizione, le prime nella storia romana. Cosa sono? Sono delle liste scritte proprio nella pietra, in piazza, con i nomi di tutti i nemici di Silla, tutti quelli che per lui potevano tranquillamente venire uccisi, e anzi, se li uccidevi, venivi premiato. Molte persone erano gente che semplicemente, cioè non è che fossero suoi nemici, magari semplicemente erano persone ricche del quale lui voleva appropriarsi del patrimonio, perché uccidendole diventava tutto suo il patrimonio. La dittatura di Silla vede tra l'altro, ovviamente, una riduzione del potere dei tribuni della plebe, perché lui doveva portare tutto dalla sua parte il potere. Tra l'altro aumentò le età minime per le cariche, in modo che nessun altro potesse fare una scalata del potere come la sua. Furbissimo. E poi nel 79 si ritirò dalla dittatura e l'anno dopo morì. Qua con l'ascesa, il culmine del potere di Silla, vediamo invece l'inizio dell'ascesa della carriera di Gneo Pompeo, che abbiamo menzionato prima, che facciamo tra l'altro vedere in foto. Allora, questo qua era Mitridate, Gneo Pompeo, che avevo mostrato anche l'altra volta, eccolo qua. Sì. Proprio faccia fiera, vabbè, la faccia da schiaffi. Proprio la faccia tosta, vero? Beh. Ma poi lo vedremo dai suoi atteggiamenti, cioè uno come lo tratterebbe, vabbè. Lui all'inizio addirittura per qualche anno si schiera con i populares, infatti la sua politica è molto contraddittoria. Poi addirittura Cinna, cioè a un certo punto lui si nasconde perché si rende conto che stando dai populares molti avrebbero pensato male di lui, quindi si nasconde per evitare di venire ucciso. E molti credettero che Cinna, il capo dei populares di allora, l'avesse lui fatto uccidere, e venne ucciso Cinna. Ecco, questo mi sembra nel 78. Nel 78 avviene, sempre poco dopo la morte di Silla, un evento rivoluzionario, possiamo dire, Lepido, uno dei senatori dalla parte dei populares, prende le parti della sua fazione, cerca di ripristinare le leggi precedenti alla Costituzione Sillana, ridando i poteri alla parte di populares, e si mette a capo di una rivolta in Etruria contro appunto la fazione opposta. Cosa succede? Pompeo e il console in carica vengono inviati a fermare questa rivolta, e ovviamente Pompeo riesce perché è un grandissimo stratega, senz'altro, e si prende tutti i meriti lui, come al solito. Adesso vedremo anche in seguito. Questo qua è nel 78. Nel 77 intanto cosa succede? Lui, che aveva tantissimi clienti in Senato, molti che facevano i suoi interessi pagati da lui sicuramente, perché la corruzione era una cosa ordinaria nella politica, anche nelle elezioni soprattutto romane. E cosa succede? Riesce a farsi nominare, a farsi eleggere dal Senato per andare in Spagna, dove Quinto Sertorio, che era un grande seguace di Gaio Mario, aveva praticamente creato uno Stato populares, proprio aveva preso il controllo di tutta l'Ispania,
Quindi prendendo dalla sua parte molti barbari, molti celtiberi che si trovavano nell'epoca, ancora nell'81 mi sembra questo, e Pompeo era stato inviato là a combatterlo, dove già tre generali degli Optimates erano stati inviati durante la dittatura di Sila e avevano fallito, erano stati uccisi. L'ultimo che venne inviato nel 79 fu il quinto Metello Pio. Pio, sì, veniva chiamato Pio perché temporeggiava, perché lui aveva la strategia non di attaccare corpo a corpo nelle battaglie campali, ma di far sfiancare il nemico, di farlo stancare, di metterlo in difficoltà, di fuggire. Pompeo quindi venne inviato ad aiutarlo, prima ancora di congiungersi con Metello dovette scontrarsi con Sertorio, il quale era anche lui un abilissimo stratega, e si trovò molto in difficoltà Pompeo. Anche quando era in alleanza con Metello, tant'è vero che ci si accorse presto che le battaglie campali preferite da Pompeo erano in realtà un favore a Sertorio, il quale vinceva sempre in campo aperto. Bisognava usare la strategia di Metello. La guerra sertoriana in Spagna finirà solo nel 73, molti anni dopo, anzi nel 72, con l'uccisione di Sertorio da parte di Perperla, un suo seguace, diciamo, ma non più seguace, il quale non aveva certo le sue stesse abilità, infatti venne non solo perse il controllo dell'esercito sertoriano, ex sertoriano, ma venne poco dopo ucciso dallo stesso Pompeo, il quale quindi vinse la guerra e ottenne grandissimi trionfi a Roma, prendendosi tutto il merito. Tornato a Roma, cosa succede? Si trova anche lì di nuovo una Roma sconquassata. Era scoppiata nel 77 una poderosissima rivolta degli schiavi, partita dalla direzione dello schiavo Spartaco, il quale non era neanche, uno pensa magari uno schiavo, cosa sarà, era una persona colta e anche per questo uno, io credo, si era ribellato perché non era al suo posto, lui avrebbe dovuto stare a fare un lavoro intellettuale, quindi questo infuocava la sua rabbia e lui aveva radunato all'inizio qualche decina di schiavi, ma poi aveva sottomesso molte legioni, quale avevano sottovalutato anche perché non fai i prigionieri vincendo contro gli schiavi, erano già schiavi, erano gladiatori e quindi erano carne da macello nelle arene della Beh, sì, purtroppo sì. cosa? Giusto? Quindi una rivolta secondo me più che legittima, lui all'inizio parte con le armi tipiche di gladiatori, gladi, qualche altra arma un po' quasi impropria, e poi però mentre nel sottomettere le legioni che gli vengono mandate si impossessa delle armi più potenti e sottomette sconfigge molti altri eserciti che vengono mandati dalla Repubblica. L'ultimo, quello più potente, credo, è quello di Crasso, del ricchissimo Marco Licinio Crasso, l'uomo probabilmente più ricco di Roma, che però un po' non riesce subito a farlo fuori. Arriva, come abbiamo detto, Pompeo nel 71, però perché passa un po' di tempo, perché intanto prima di arrivare si era trattenuto in Spagna a amministrare un po' la situazione, neanche in modo tanto negativo. Al suo arrivo in Italia dà il colpo di grazia alla rivolta degli schiavi e si prende di nuovo tutto il merito, il trionfo va a Pompeo, a Gneo Pompeo. Mentre tra l'altro facciamo vedere Marco Licinio Crasso, qua in foto, ce l'abbiamo qua. Crasso era un personaggio, è più vecchio sia di Cesare che di Pompeo. Nato intorno al 115 ed era proprio un finanziere. Lui si arricchiva, questa è bellissima, si arricchiva sulle spalle di quelli diciamola così, che perdevano la casa per gli incendi. Quando c'erano gli incendi, le case di fianco erano in pericolo di venire incendiate. Lui cosa faceva? Chiedeva se poteva comprarlo, di quanti sì, perché non costavano niente, e quindi dopo lui diventava il proprietario, dopo le faceva ricostruire dai suoi schiavi che erano ingegneri, muratori, eccetera, eccetera. Quindi lui era il proprietario di gran parte delle case,
Dio, un po' come il papato adesso, no, guarda. Eh beh, in effetti, Sì. chi ha raccolto le redi dell'impero romano? L'eredità, chi ha raccolto? Sono il Vaticano, ma sotto Possiamo una dire. forma diversa, ma è sempre, anche se una forma certamente molto diversa da quella che dei Romani, però. Sì. Però non è che fosse cattivo, lui era un grande appassionato di filosofia, di grecità, era abbastanza gentile con gli amici, prestava senza interessi, però insomma, adesso noi lo troviamo come generale lì nella guerra contro gli schiavi, nella terza guerra servile, che termina appunto nel 71 col colpo di grazia dato a Pompeo. Segue poco dopo. Vediamo un attimo. Ecco, nel 70, i due generali, anche se Crasso, insomma, vengono premiati, diciamo, col consolato assieme. Gneo, Pompeo e Crasso diventano consoli assieme e quindi un grandissimo potere nelle mani di pochissime persone, perché già erano potenti. E questi, incredibilmente, che cosa fanno? Smantellano la Costituzione Sillana, quindi sembra che stiano dalla parte dei populares. La contraddittorietà di Pompeo è veramente proverbiale. Quindi ridanno il potere ai tribuni della plebe, riducono le età minime per le magistrature, cose di questo tipo. Dopo il consolato, tra l'altro, alla fine degli anni 70 avanti Cristo era avvenuta una seconda guerra mitridatica, la quale aveva visto questa volta la vittoria di Mitridate, la vittoria perché si era trovato conto un romano, non mi ricordo bene il nome al momento, che lui aveva approfittato degli attacchi di Mitridate, però non è che Mitridate volesse invadere gli stati romani, si era avvicinato al confine. Questo generale ne aveva approfittato, l'aveva attaccato ed era stato sconfitto. E la terza guerra mitridatica avviene più o meno nello stesso, cioè poco dopo, nello stesso periodo in cui Sertorio è impegnato contro Pompeo e contro Metello, e nello stesso periodo in cui gli schiavi sono in rivolta contro Mitridate, viene inviato inizialmente Lucullo, il quale per diversi anni è impegnato contro i pontici in alleanza con il re d'Armenia Tigrane. Però più avanti Pompeo, dopo aver ottenuto il comando di una parte di territorio di molte navi per sconfiggere i pirati vicino all'Asia Minore, nella zona di Cipro, e questo nel 67, nel 66 ottiene il comando delle legioni che prima erano di Lucullo e sconfigge Mitridate e anche Tigrane. Gli sconfitti, qua siamo nel 65. E 64 si spinge poi oltre, più a sud, invade la Siria e la Palestina, e tra l'altro profanando il Tempio di Gerusalemme, per questo gli ebrei ce l'avranno con lui più avanti. E quindi questi diventano stati romani, torna indietro e quindi nel 63 si trova che nel 63 si è perso degli eventi fondamentali. Cosa succede a Roma nel 63? Avviene non solo la nascita di Augusto, di Ottavio, Gaio Ottavio, che poi cambierà nome e diventerà Augusto nel 63, avviene anche l'elezione di Cesare al pontificato massimo, che è una importantissima carica non solo religiosa ma anche politica, anche perché è vitalizia, e quindi era un'autorità a tutti gli effetti fondamentale, anche di mediazione. E inoltre, nello stesso anno, dopo l'elezione di Cesare, avviene la cosiddetta congiura di Catilina, che io chiamerei quasi una rivoluzione, perché Catilina, chi era? Era un senatore, patrizio, quale più volte negli anni precedenti aveva cercato di ottenere il consolato, non riuscendoci, probabilmente con l'ostruzione
di tutta la nobilitas, di cui tra l'altro faceva parte, abbiamo detto che era patrizio. Quindi, non riuscendoci con i metodi legali, provò con quelli illegali. Nel 63 si mise d'accordo con molti suoi amici, diciamo, con molti anche autorità potenti, e per attuare l'uccisione del console in carica, il quale era niente meno che Marco Tullio Cicerone, il grande filosofo, che adesso facciamo anche vedere. Sì. Il grande filosofo che tra l'altro ci lascia moltissime lettere, anche, cioè, non solo in questo periodo, anche dopo, eccolo qua, che ci danno un'idea della situazione di ogni periodo, anche oltre alle sue opinioni personali. Cicerone, abbiamo detto, era console in carica e scoprì la congiura nella quale erano implicate moltissime personalità, tra le quali Cesare, Crasso e tanti, tanti altri. Cesare, cioè, era dei populares, in un certo senso è anche prevedibile. La congiura, però, abbiamo detto, venne scoperta da Cicerone tramite degli informatori, e il quale proprio scatenò tutte le sue taglienti parole, perché era un grandissimo oratore, contro Catilina proprio in Senato. Questo qua è un dipinto ottocentesco che raffigura il pronunciamento della prima catilinaria, che è appunto questo discorso di Cicerone, che inizia con: per quanto tempo ancora tu, Catilina, abuserai della nostra pazienza. Cicerone inveisce contro Catilina, lì a destra, con le mani in una posizione da cattivo, insomma, perché proprio sono ricurve, aguzze le dita. E Catilina, cosa succede? Viene accusato dal Senato, c'è un grande dibattito, Cesare si oppone all'uccisione, preferisce che venga messo in galera, messo in prigione, perché secondo lui era una punizione più cattiva, più severa. Comunque la maggior parte del Senato, alla fine, prevale la parte avversa, che lo dichiara colpevole. Avviene una battaglia tra i catilinari e i suoi avversari. Marco Petreio sconfigge Catilina all'inizio del 62 a Pistoia. Catilina muore eroicamente sul campo di battaglia con migliaia di suoi seguaci. Ecco, questa è la vicenda di Catilina, che è, insomma, un evento abbastanza importante. Pompeo se l'è perso, perché nel frattempo era in Oriente. Cosa succede? Poco dopo, quindi adesso ci troviamo in questa situazione, Pompeo è un grandissimo trionfatore, il più grande uomo del momento, il più grande salvezza, possiamo dire, di Roma. Ogni volta che c'è una minaccia è lui che viene chiamato, però in un certo senso sì, il Senato lo ringrazia, ma anche lo teme, perché ha un potere grandissimo, e per fortuna che il Senato aveva paura, ma per fortuna che non ha marciato su Roma come Sille, non ha instaurato un'altra dittatura. Anzi, ha congedato i suoi legionari, i quali invece premevano per ottenere delle terre di ricompensa. Nel frattempo Crasso sperava che i suoi cavalieri, tutti i suoi legati, perché lui era un cavaliere, ottenessero più privilegi, mentre Cesare semplicemente voleva più potere, voleva diventare come Alessandro Magno. Sì, infatti. Infatti, per questo lo fecero fuori. Diciamo che gli cambiamenti radicali, oltre a voler ripetere l'impresa di Alessandro Magno, scusa, con addirittura 100.000 uomini, cose che poi non si spiegano. Avrò una sorpresa, credo che tu non sappia quello che dirò dopo sul motivo per cui Cesare venne ucciso. Prego. Allora, però lo dirò più avanti. Allora, Cesare, abbiamo detto, voleva semplicemente il potere, diventare un eroe, venire visto come un eroe nella storia, e quindi cosa fece? Nel 60 mediò tra i due, tra Crasso e Pompeo, che tra l'altro non andavano molto d'accordo, e diede inizio a un accordo fondamentale, privato, il primo triunvirato, che era un patto segreto tra tre potentati, uno militare, Pompeo, uno economico, Crasso, e uno, diciamo, religioso,
ma un'autorità in senso molto generale, che era Giulio Cesare. Giulio Cesare, l'unico di famiglia plebea, era nipote acquisito di Gaio Mario, mentre suo zio, mi sembra, no, comunque era anche parente di Cinna, allo stesso modo, era parente anche di Cinna. Quindi era obbligato a stare dalla parte dei populares. Allora, cosa si decide in questo patto? Il patto, ovviamente, il triunvirato aveva un potere grandissimo, aveva il potere di manipolare le elezioni e fare in modo che i magistrati fossero quelli che volevano loro. Quindi si decide di supportare Cesare come console nell'anno 59, mentre lui successivamente in quell'anno avrebbe fatto i favori, avrebbe fatto gli interessi dei suoi due colleghi, non colleghi consoli, ma colleghi di patto segreto. Il suo collega come console nel 59 fu un optimates schieratissimo, che inflessibile, che era Marco Bibulo, il quale a ogni proposta di Cesare si opponeva, addirittura delle volte metteva i veti, si ritirava dalla politica. Cesare cosa fece? Continuò la sua attività ignorando il collega e quindi commettendo un'azione illegale, perché non era consentito che i due consoli agissero in disaccordo, anche perché qua praticamente Cesare era console da solo, l'altro si era ritirato e Cesare faceva quello che voleva. Cesare attuò dei provvedimenti per i cavalieri, diede delle terre vicino a Napoli ai legionari di Pompeo, mentre ecco, a Pompeo venne dato il governo dell'Ispania ulteriore, la parte sud-est della penisola iberica, il quale lui governò dall'anno successivo, il quale lui governò in assenza, cioè in assenza illegalmente, quindi perché un governatore deve essere lì sul posto a presidiare tutti gli eventi. Mentre diede a se stesso per l'anno successivo, anzi per 5 anni da quello successivo, il governo dell'Illyricum, aggiungendo poi l'Illyricum erano le isole e la costa, diciamo, della Croazia, della Dalmazia, al lato opposto dell'Adriatico. Non solo l'Illirico, ma lui interessava la Gallia. Quindi ottenne il governo della Gallia Cisalpina, dove mi trovo io adesso, la pianura padana, e poi anche quello della Gallia Narbonense, che è il sud della Francia. Ecco, che cosa voleva fare Cesare? Voleva conquistare la Gallia per diventare anche lui, appunto, come Alessandro Magno. L'anno successivo si recò a Nod. E subito, neanche farlo apposta, una popolazione tentando di scendere, di passare per la Repubblica Romana per una migrazione, ottenne il rifiuto appunto di Cesare e quindi della Repubblica in sé, dando inizio allo scontro. Cesare aveva il pretesto per attaccare i Galli e di conseguenza, attaccando il primo popolo, siccome tutti quanti gli altri gli sarebbero parati contro di lui, doveva per forza continuare il suo attacco in tutto i grandissimi, estesissimi territori che stavano a nord, si estendevano fino al Belgio e non solo. Questa campagna durò un decennio. Più avanti arrivò anche in Britannia. Allora, diciamo che il patto triunvirale prevedeva tra l'altro il matrimonio che avvenne tra la figlia di Cesare, Giulia, e Pompeo. Giulia ovviamente era molto più giovane di Pompeo, già Cesare era più giovane di Pompeo. Purtroppo Giulia morì nel 55, un po' dando le prime crepe a questo patto, il quale tra l'altro si sgretolava sempre di più con la guerra civile strisciante, diciamo quasi lì per scoppiare, scatenata da Clodio, il tribuno della plebe supportato da Cesare nel 59, il quale appunto si scontrava con gli avversari in modo violento, con le sue armate,
e alla fine venne tra l'altro ucciso dal capo dei suoi avversari, Milone. Bene. Nel 53, mi sembra. Nello stesso anno, nel 53, Crasso, prima diciamo un'altra cosa. Nel 56 avviene un nuovo incontro tra Cesare, Crasso e Pompeo per rinnovare il patto, perché era stato previsto di rinnovarlo ogni 5 anni. Che cosa succede? L'anno successivo si decide, Crasso e Pompeo saranno di nuovo consoli assieme, e Crasso ottiene per 5 anni il governo della Spagna, no scusate, non della Spagna, della Siria. Ecco, da lì, dalla Siria, Crasso nel 53 si lancia in un'impresa un po' molto avventurosa, diciamo, nella battaglia di Carre contro i Parti, viene sconfitto, muore nella battaglia stessa suo figlio Publio. Successivamente, durante un'imboscata praticamente, Crasso stesso viene ucciso, mentre si era separato, dopo essersi separato, da un'altra parte dell'esercito che era guidata proprio da Cassio, che vedremo protagonista più avanti. Okay. I Parti l'avevano proprio tradito in precedenza, l'avevano portato a seguire la via più difficile, quella del deserto, dove invece loro lo attendevano con i loro cavalieri arcieri, cavalieri tutti corazzati, e lì già erano pronti per dare il colpo di grazia a Carre. Quindi Crasso esce di scena nel 53 e ormai il triumvirato si è sfaldato. Pompeo e Cesare entrambi bramano il potere, la moglie di Pompeo è morta, proprio come abbiamo detto, il Senato non vede l'ora di portare Cesare in un tribunale per accusarlo e magari anche fargli fare una brutta fine, proprio di ucciderlo, per le sue azioni illegali che aveva compiuto in precedenza, e quindi fa ostruzionismo, si impone, e si impone anche su Pompeo per fare in modo che non trovino un accordo. E infatti tutte le proposte di Cesare per impedire che lui, tornando, venga subito processato, vengono rifiutate. Lui aveva ottenuto nel 59 una legge, mentre lui era console, che gli permetteva di candidarsi in absentia al consolato, facendo in modo che non ci fosse spazio tra le due cariche per venire portato in processo. La legge, le grandi coincidenze della storia, la legge viene abrogata da Pompeo proprio durante il consolato nel 55, e lui dice mi ero dimenticato, non ci avevo pensato, lui l'ha abrogata per tutti, mentre in realtà all'inizio era una legge ad persona. E quindi Cesare si ritrova scoperto, e la mossa è obbligata: passare il Rubicone, che è il fiumiciattolo che si trova in Emilia Romagna, il quale segna il confine tra Roma e le province, lo stato principale delle province. Quindi quello lì era il Pomerium, che era stato portato fino a lì proprio durante la dittatura di Silla. Quindi abbiamo detto, la mossa è obbligata all'inizio dell'anno 49, proprio nel gennaio. Cesare oltrepassa il Rubicone, viene subito dopo raggiunto dai suoi tribuni, Marco Antonio e un altro minore, di minore importanza, forse Bruto, non lo so. E viene raggiunto dai suoi tribuni, che tra l'altro Marco Antonio l'aveva seguito in presenza anche in Gallia, anzi diciamo adesso che nell'anno 52 era avvenuta una grandissima rivolta in Gallia, a capo della quale si era posto il re Vercingetorige, che mise molto in difficoltà Cesare, perché si trovò alla fine a dover assediare la città di Alesia, città sacra di Alesia. Questo è della Gallia, appunto. Cosa? Questo è nella campagna di Gallia. Nel 52 questo. Sì, esatto. Ad Alesia si trova Cesare a dover assediare i Galli. A loro volta i Galli cosa fanno? Assediano i Cesariani, i Romani, dall'esterno.
Però Cesare è un grandissimo stratega, riesce comunque ad incoraggiare le sue truppe a posizionarle nel modo corretto. Alla fine ottiene la resa dal re dei Galli, che facciamo vedere, visto che ce l'abbiamo. Eccolo qua, la resa di Vercingetorige. No, qui no, un'altra, qui, eccolo qua. Vede? Si vede? Ui. Ecco qua, si vede adesso, un attimo che... Ecco, si vede. Questo qua è un dipinto, mi sembra ottocentesco, che raffigura appunto Cesare davanti a Vercingetorige, il quale... Vercingetorige a cavallo si arrende, ecco. Si impone le armi proprio. Esattamente, esattamente. Ecco. Bene, torniamo. Davide, dobbiamo chiudere, se è possibile, tra pochi minuti, e così poi ti prepari anche la prossima puntata che faremo. Sì, siamo arrivati, dai, abbastanza avanti. Speravo di più, però non ci abbiamo fatto. Erano tantissime le cose. No, purtroppo, per via dei video, poi vengono ricaricate dall'altra parte, non devo superare l'ora. Comunque, no, devo dirti che sei andato bene, hai fatto un ottimo, se vogliamo, riassunto di tutto quello che si è preparato, devo dirti, in modo molto bene, quindi va bene così. Sperando che altri ti imitino anche per altri argomenti, questo non spero, perché questo canale vuole vedere più persone, diciamo, discutere, sì, certo, di storia in modo particolare, ma anche di altre cose, possibilmente, di sempre di cose di interesse pubblico, ma vere, ovviamente. Niente, Davide, io ti ringrazio per il momento, sei stato molto bravo, ti ringrazio veramente, e allora ci sentiamo quanto prima, così ti prepari altre cose, poi se tu scopri delle cose su Giulio Cesare, sì, io ne avevo già pronta una. Fareste anche a me un bel favore, perché è un personaggio che io ho sempre ammirato. Posso dire un'ultima cosa? Un minuto. Visto che ti interessava tanto sapere chi ha finanziato la campagna in Galli, sinceramente non lo so, però ho delle ipotesi. Certo. Ma sono che nell'università che tu frequenti troverai delle tracce. Se chiedi a qualcuno, vedrai che... Devo chiedere a degli insegnanti, sì. Ma chiede a qualcuno lì che non ti manchi gli esperti, quella di tu, quindi sì, sicuramente farai bingo e troverai delle cose interessanti. Vediamo. Un minuto. Intanto ti ringrazio, anzi, anche perché sarà inedito la cosa, perché lì c'è una trascena molto importante, anzi, la prossima volta chiamerò posso dire la mia ipotesi su chi potrebbe essere? Sì, prego. Allora, ci sono più possibilità. Allora, potrebbe essere, secondo me, è possibile che l'abbia finanziato semplicemente Crasso, che era il suo collega, no? Sì. Ricchissimo. Potrebbe essere che Cesare si sia finanziato da solo, è ricchissimo anche lui, no? Potrebbe essere. Potrebbe essere che sia stato finanziato da un altro che diventerà molto importante in seguito. Sai che lavoro faceva il Cesarecida Marco Junio Brutto? No. Faceva l'usuraio. Ah, ecco. Ecco, forse quella traccia lì. Su quella traccia lì forse troverai, perché vedi, Cesare comunque ebbe anche dei debiti per queste cose, perché lui si impegnò personalmente, quindi sicuramente poi le sue ambizioni erano troppo per il Senato, eccetera, perché purtroppo l'Italia è il paese della congiura. Sì. E quindi non poteva che partire da lì. Vizio millenario. Italia, prego. Ecco, volevo dire, questa quindi che ho appena detto su Giugno Brutto è un'anticipazione sulla verità possibile, sulla verità sull'uccisione di Cesare. Quindi ragionateci che vi ho dato un indizio. Bravo, bravo, bravo. No, ma era lì che... Bravo, bravo, molto bravo. Sì, bene, bene. Grazie. Va bene, Davide, allora ti saluto, gli amici che ci sono fin qui, e a presto. Ciao carissimo. Ciao a tutti. E a presto, ciao.